Caterpillar IM, allora benvenuta, bentornata a Natasha. Buongiorno. Grazie, buongiorno direttore. Di nuovo fra noi, ha visto? Che gioia finalmente. E allora oggi parliamo di giustizia, perché abbiamo sobbalzato quando abbiamo aperto i giornali questa mattina. Pugno duro! Questo pugno duro del Viminale. La miseria, abbiamo detto, Ciumbia, cos'è Tre ministri ci stanno che? lavorando, La pubblica miseria, abbiamo detto. amministrazione, interni e giustizia. E che roba è? Abbiamo detto, pugno duro vuol dire che allora chi viene condannato anche solo per un giorno non si può più presentare. Vabbè, allora vorrà dire che chi viene condannato per un fatto, insomma, anche da poco, Da allora non si può poco. più presentare proprio mai nella vita. No, beh, mai, 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 insomma. Allora, pugno duro vuol dire che non si potrà presentare per 20 anni. Ma pugno duro, sono libello, adesso non Ho esageriamo. capito, pugno duro almeno, Duello, sarà almeno duetto, 10 anni, scusi, Pugno duro potrebbe essere che i parlamentari imputati, indagati o condannati non possono votare sulla legge, invece voteranno anche loro. Ce ne sono Certo, e beh, 100 nel certo. Parlamento italiano. No, allora il testo dice a oggi, ma non è ancora definitivo, che chi è stato condannato in via definitiva deve scontare un periodo di non candidabilità che è pari al doppio della pena comminata. Ma quindi uno condannato per 2 anni, dopo 4 anni può tornare. Vabbè, però lei, No, solo dico. bello, deve sempre tenere in considerazione che le persone possono migliorare. Certo, Cioè, uno no, magari. contesta la definizione di pugno No, e duro. poi possiamo anche tenere in considerazione il fatto che se ci fosse una legge ovunque con le preferenze, uno può anche dire decidono gli Ah, elettori. Stando così certo, le cose, non brava, è vero, brava. e quindi li Posso potrebbero dire che metterli lo tutti, stesso. tutti i principali, come li chiamate o li chiamavate voi, hanno questa notizia in prima pagina. Vedete il Corriere della Sera? Ecco chi non potrà candidarsi. Secondo me, però, a differenza di quello che avete detto, il più trionfalista è la Repubblica, liste Sì, pulite, ecco la legge, quindi eccola. addirittura Eh sì. liste pulite, no? Cioè l'incandidabilità e liste pulite sono la stessa cosa. Perché è vero quello che notavate, incandidabili pugno duro del governo, la stampa, ma sulla stampa c'è un articolo di Grosso che dice esattamente il contrario. Dice, ma scusate, Sì. ma come essere incandidabili dopo una condanna definitiva significa ovviamente che Berlusconi si può candidare essendo stato condannato a 4 anni solo in primo grado, essendo indagato imputato per la vicenda Ruby. Ma credo che anche Dell'Utri si possa candidare perché Sì, la ha già anche Cassazione. detto, Ecco, lo dice oggi sulla Repubblica che lui si ricandida, la infatti. In Cassazione effetti. non c'è. Allora si fa un grande annuncio e poi però le liste sono piene di condannandi, cioè sono quasi condannati, hanno due condanne per lo stesso reato, magari l'appello che conferma tal quel la condanna di primo grado, si aspetta solo la Cassazione, intanto stanno là dentro. Cioè è una roba limitata. Grosso dice la vera, non si può rendere incandidabile l'indagato o il condannato in primo grado o in primo e secondo grado perché la Costituzione prevede la presunzione di innocenza fino alla Fino al fine terzo di grado, questo certo. percorso, però i partiti, le forze politiche sì, potrebbero un milione di volte Certo. fare un accordo e dirgli tu sei condannato in primo grado, aspetta l'assoluzione e poi ti candideremo con tante scuse, Ma no? poi, sono ma tutti sì. lì, infatti, i partiti a Ma fare poi, questo i partiti, più che le condanne, loro sicuramente hanno i sensori sul territorio, Sì, sanno se come no. questa gente è affidabile, Ma senza certo. aspettare le condanne o Ma noi no. abbiamo la proposta, Li però, conoscono, direttore. Li qual è? conoscono uno per uno. La proposta che ha fatto un telespettatore che ci ha chiamato, Un uomo delle forze armate, un lui ha detto: carabiniere. io sono uno delle forze dell'ordine. Allora, perché non fanno la stessa legge che si applica a noi? Cioè, se noi veniamo indagati o condannati in primo grado, veniamo sospesi e non è che poi possiamo star lì a No, lavorare. lui dice, in quanto carabiniere, quindi forze armate, dice, se veniamo anche solo denunciati da un Denunciati da collega un e c'è un collega. sospetto, comunque veniamo sospesi. Quindi dice, siccome lo impongono a noi, noi pretendiamo lo stesso da loro, anche perché loro non solo ci rappresentano, ma fanno le leggi. Dice, applicate ai parlamentari la stessa disciplina che si Lo applica ai stesso rappresentanti delle rigore, forze dell'ordine. che è un Ma po' loro i quello che partiti, chiede. ma loro i Sì. partiti, perché la legge sarebbe
forse incostituzionale, perché visto che la Costituzione prevede che si sia innocenti fino a prova contraria, tu dici tu lo consideri già colpevole se gli togli un diritto, quello di essere candidabile. Certo. Sì, no, giustamente chiaro. Come dice lei, dovrebbero essere i partiti, anche se Fini... Fini si è spinto avanti, lui su dice questo. Addirittura bisognerebbe avere l'incandidabilità per i rinviati a giudizio. Anche per un indagato. Io mi chiedo, direttore, lo chiedo non alla persona che sta alla mia destra, alla persona che sta alla destra di quella che sta alla mia destra. Sì? Mi chiedo se lo stesso rigore si dovrebbe applicare nei confronti di quegli arbitri, di quei giudici... Ma che, allora, stiamo mettendo... Che nel calcio magari sbagliano. Allora, io Mi chiedo. Bisognerebbe togliergli la facoltà di sbagliare, nel senso che è umana la facoltà di sbagliare, è ontologica. Bravissima, ma perché deve decidere l'uomo meno informato sui fatti? Che è l'arbitro. Ormai con la tecnologia. Perché non ha gli occhi sopra, di lato, posso dire che forse con questa legge, se passasse, l'unico incandidabile sarebbe il leader del Movimento 5 Stelle. Grillo. Sì, perché ha una non so se erano definitiva. 2 anni o meno, per una vecchissima storia di un incidente. No, per carità, sì, anche su quello sì. Se sbagliamo dobbiamo pagare, ma voi capite come dire, il buffo che si sta parlando di non volersi candidare. Sì, questo lo so, ma si sta parlando di un'Italia che corrompe 60 miliardi ci costa. Ecco, no, di un'Italia un'Italia oscura. Io sono colpito persino delle inchieste di ieri di Report. Incredibile. Sì, perché quello non c'è niente di scandaloso in sé, ma è l'anello mancante. Don Giussani che manda Formigoni, l'allora prete, ora arcivescovo di Milano, Scola, e un altro, Buttiglione, a fare lezioni di politica a Berlusconi nel 79. È l'anello mancante, per cui non c'è soltanto le lobby, c'è tutta una serie di poteri eccellenti che avevano il problema di non cambiare, che davanti a questo riproponevano un certo tipo di cosa. Cioè tutti gli anti-berlusconiani dovrebbero stare zitti e rendersi conto che dietro l'ottimo e il buon Silvio c'era un concentrato tale di poteri che lo hanno animato, poi si saranno pentiti, ma 20 anni dopo, no? Vi pare? Cioè, davanti a tutto questo invece l'unico che non è candidabile è Grillo. Sarebbe la beffa. Aspettiamo veramente di vedere il testo definitivo e poi, come al solito, Marco Travaglio farà l'elenco dei candidati, questo sì, questo no, e ogni volta ci rodiamo il fegato, mangiamo... Potremmo tornare all'ipotesi di abolire sia gli articoli di Marco Travaglio, sia le puntate di Report. Così, esatto. Almeno siamo tranquilli. Cioè, almeno viviamo più sereni, non lo so. Negli Stati Uniti aboliamo il voto femminile, così vincerò. Così vincerò neanche quello. Insomma, direttore, tutto questo e molto altro nel podcast che si può scaricare sul sito caterpillaram.rai.it. Questa è la pubblicità, il messaggio promozionale. Tu accompagni sempre Caterpillaram con questa perché con mi aspetto manina. Sempre che ci sia la grafica che in sovraimpressione invece che ti segue. Oh, ragazzi, prima di far suonare quel telefono, perché sì. Così con i poteri paranormali di Nostradamus, sì. Scusate, siccome io non riesco a discutere di calcio con i colleghi di Rai Sport 1 che non ne vogliono sapere, mi considerano all'altezza. Ma perché? Non lo so, ogni volta dice c'è il direttore, ora ci parla di tante cose noiose e io li canto. Parliamo di calcio pure, Rai Sport. Ma volevo chiamare in ballo l'ottimo Ardemagni, no? Stramaccioni, Stramaccioni, non ci credeva nessuno, ci ha creduto soltanto Moratti all'inizio, addirittura l'altra sera alcuni e io c'è Raffaella Soleri, che è una vostra compagna di fede interista, che ne è testimone. Gli ho detto: guardate, una sua compagna di fede interista. Ho visto la prima, attenzione, ecco, tu almeno alla Roma, e poi parliamo della Roma. Che le ho detto: guarda, che questi possono crescere molto. Cioè, no, e invece no. Un'altra che ci credeva era Benedetta Tobagi, interista d'adozione e stramaccioniana. Effettivamente adesso sta
sta diventando un idolo sia da un punto di vista dei risultati, perché il 70% delle partite vinte in Serie A, lo ricordo oggi la Gazzetta, è un botto, ma anche mediaticamente. Ha uno stile diverso da quello di Mourinho, ma altrettanto così simpaticamente supponente. Allora, e si irrita facilmente. Anche perché parla tanto. Domani ai vostri spettatori il tema sarà: dimenticare Mourinho? Io dico, vede com'è, cioè non invece, è passato neanche un anno. Invece Natascia, hai visto che Roma ieri col Palermino, perché ho ancora dei problemi. No, perché ho ancora dei problemi col satellite della mia nuova casa di Milano. Sì. No, insomma, te lo dico io. Con un Palermino piccolo hanno dilagato, c'era un Totti assolutamente fantastico. Hanno fatto una grande partita, sì, grande capitano. Infatti dicevo stamattina ad Ardemagni che un capitano così si meriterebbe un secondo scudetto. Ardemagni ha detto l'anno prossimo. Per i 40 anni glielo regaliamo. Per par condicio lì tutti bene, perché anche il Milan finalmente ha fatto una goleada. Sì, guardi, poi io se posso, nel mio piccolo direttore, tifando basket, faccio uno spot allora a Rai Sport 1, perché stasera c'è il big match Siena contro Milano, che è stata la partita scudetto degli ultimi anni. Adesso un po' meno. Almeno quello è l'ultimo sport che ha la Rai, però il basket ce l'abbiamo. Stasera in diretta su Rai Sport 1. Anche la Formula 1 abbiamo, dai. però sport. Chi è? Rispondo? E come no? Pronto? Sì? Certo. Sicuramente. Omaggi. Cinzia Poli. Ha telefonato la tarantola, no? Sì, esatto. Nell'ultimo libro di Vespa, Berlusconi dice di voler chiedere scusa agli italiani. Ma dai, è un fantasy! È un fantasy. Sì, no, a proposito, fra l'altro noi abbiamo fatto sentire, come tutti i telegiornali di ieri, il Berlusconi di un anno fa, 4 novembre, quando diceva che la crisi non c'era. Io dico che non dovrebbe chiedere scusa per non avercela fatta contro la crisi. Dovrebbe chiedere scusa o per aver mentito o per essere talmente preso da altre cose da non essersi accorto ancora un anno fa che la crisi stava facendo disastri. Cioè, la seconda che ha detto. La seconda che ho detto. E poi a parte questo, no, io i libri di Vespa non ho bisogno di leggerli perché li presenta così bene che li conosco. Anticipati riccamente. Leggendo i giornali li conosco a memoria prima di leggerli. Abbiate pazienza. Cioè, non so se questa pubblicità funzioni, evidentemente sì. Un po' sì, perché poi va in libreria e ci sono dei muri di libri. Se io vi racconto la scena di sesso del romanzo, la fine del romanzo, l'incipit del romanzo, poi ve lo andate a comprare un romanzo. Di che romanzo sto parlando? Che romanzo è? Arrivederci! Arrivederci!